Quindi qui ci sta dicendo chiaramente, hai due alternative, se esco dall'area, quello che è successo resterà tale, E c'era non scritto, e puoi, non eh potrai più sì, riavvolgerlo. certo. In compenso, con una perdevamo la borsa di studio, con l'altra, chissà come andrà l'equilibrio con Prescott, ma non abbiamo perso la borsa di Va studio, bene quindi io così, direi che va ci piace questa bene così. alternativa. Quindi Bella la puoi cosa di poter vedere scegliere sempre, no? le due azioni. Beh. Hanno conseguenze, ovviamente. No, nel senso che le puoi scegliere, puoi tornare E indietro, certo, per però farti fino a un certo un'idea, punto puoi esatto, tornare indietro. chiaramente, esatto. Che bello. Poi sembra tipo sentirsi male lei se, quando fai tutto. Vabbè, magari. Oh! Dobbiamo cercare la ragazza, quella. No, dobbiamo cercare il Warren. Hey, There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Vortex Club. What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Quadrato. No. Io non credo, l'avrei No, messo. vabbè, non credo, sì. I don't think so. I'm not Miss Party. That's because you haven't partied with us. Or even Victoria, who's pretty funny when she's baked. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. No, perché poi si sa che poi Let's dopo talk tutto la later, Hayden. spia. Hi, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ti stavo invitando fuori. Questa è quella che c'era, al coso. Ci parliamo, parliamo con tutti, no? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Sì, torna Sì. indietro. Hi, Brooke. Let me get. Mi piacerebbe I'd molto. love to. I love planes and balloons and. Questa cosa è This fighissima come is cosa, Hayden. Do you know what a drone really is? eh? No, Oh, stesso. no. No, You perché read così too le many dà la conspiracy risposta, sites. riavvolge This dai might be in too altre cose. complicated for No, you. questo ce l'aveva già Funny. detto. Warren said you were smart. Please, step back. Riproviamo. E vediamo. Hi, Brooke. No, vedi? Stesso coso. Is that really yours? Of course. Isn't it considered. Ah, sai cosa? You read too. Non parliamo con lei, magari troviamo in giro qualcuno che ci parla dei cosi. Sì, infatti. Ma questa cosa è fighissima comunque, Warren. Ah, si stanno a scrivere ora. Sarò quello figo, visto? Sono in Vedrai. ritardo, giornata folle. Ci vediamo al parcheggio, sarà quello figo, vedrai. Sono pronto a far Al foto, tra poco, parcheggio lo spero, dobbiamo. quindi dobbiamo andare al parcheggio. Vediamo se Ah, c'è quello si qualcun sta altro. No, approvando nessuno, in nessuno. realtà. Ok, I better get to my dorm and grab that flash drive. Ah, devi andare al dormitorio. No, 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 ho sbagliato. Perché devo aprire il diario? Ah, per sapere forse c'è come spostarsi al dormitorio? No. Che vuoi?
Ah, qua ci sono le indicazioni. Eccoli, i dormitori. Lui non ci aveva detto di andare al coso? Ma prima di andare al dormitorio prende l'USB. Ah, giusto. Perché sennò... Vai ai dormitori. Voglio fare una foto alla rosa. Ah, non posso. Puoi fare le foto. Quando vuoi, no, no. Solo in alcuni momenti. No, perché comunque è sempre una storia. Potevamo parlare con la ragazza. Vabbè. Quell'altra. I need to go to my room and return Warren's flash drive. Va bene. Non ci fanno passare, eh? Che stronzo. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Simpatica sta tizia. Ma dagli un cazzotto in faccia. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Che tirano fuori il peggio di me. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Now, why don't you go fuck your selfie? Allora. Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Ecco. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. No, I just want no. To get Victoria vedi the hell out of the way. Forse puoi spostare l'irrigatore. E poi quando si attiva. Okay, now where exactly is the sprinkler valve? Quando si attiva, li fai bagnare e se ne vanno. Devo trovare la valvola. C'è una farfalla lì. Ecco la borsa. Aspetta, aspetta. Eccolo. Gli faccio finire la vernice addosso. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Perché ora non me la può usare? Troppo tardi, forse? This main sprinkler valve looks easy enough to use. Sì, non me la fai usare, quindi che faccio? Awesome. Sto tornando a quel pallino per vedere. Vedi, quello è un evento importante. Ah, sì, quindi devi. Vai, devi usare prima, usa, che... prima che what the hell? Ah, vedi? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on this. Ah, moglie, arriva anche la vernice. Vedi un po'? No, no. Ah, guarda. È che se lo facevi prima magari era. None no. Shall pass. Capisci? No, e ora te devo far mettere pure la vernice. Esatto. Ta sei cercata, sorella. Ta sei cercata. No, questo ormai è fatto. Aspetta. Lei deve andare alla scala. Devi aspetta. Spostare prima la scala. No, prima devi spostare la scala. Così lui mette. Ma il non baratto. Ci posso interagire. Non mi ci faceva interagire con la scala. Non la potevi spostare. No. Do you understand English? Sì, torna indietro. Secondo me è sbagliato tornare indietro, sia ben chiaro. There goes Samuel da Vinci to paint the window. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. Ma non metti. I want to get Victoria the hell out of the way. E mo? Ah, perché l'acqua. Okay, let's see if this works. L'acqua la bagna e basta.
No, adesso devi andare. No, ma perché ti devi sedere? Per guardare tutto con gusto. Ma devi. No, no. Secondo me ora lui la mette e. Ah, no! No, perché appunto, devo correre. Esatto, okay. Ti stavo. Ho capito quello che intendevi. Ti stavo per dire esattamente questo. Una volta che la manometti, devi correre. Hai manomesso? Puoi sì, scendere per indietro. Così loro se ne vanno. Ora perché lui mette la. No, perché loro si spostano avanti e perché sono gli eventi che hai già visto. Okay. Lo metti, quello si rompe e casca sulla gente. Esatto, vedi. No way! Vedi? No way, Victoria! Sorry. Web pain is not good for hair, no? Get the hell away from me, weirdo! Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drop. Fagli una foto adesso, così, così dice, ah, originale. Ti devo fagli una foto. Hey, Victoria. What do you want, Max? Prendi in giro, prendi in giro. No, consolo. Non gioco. Vediamo come reagisce. I am sorry. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck yourself. Visto? That was me. Volevi la guerra, tipico di una donna, guarda. Stay crazy, you know? I know exactly what you mean, Victoria. I'll see you later. Au revoir. Tanto non lo sappiamo che l'abbiamo anche. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Puoi vedere cosa succede nell'altro caso? No, vai. Sei troppo che ha appena buono. Detto Vittoria potrebbe essersi presa a gioco di me. Forse dovrei prendermi in gioco di lei anch'io. Chissà. Vai, vai, andiamo. Sei troppo buono. Ah no, entriamo, va no, bene. Entra, sei troppo buono. Io gli avrei spaccato il muso. Che non però... mi fa entrare. Ah, ok. Però c'hai ragione, la violenza e le... Non è mai la soluzione non giusta. Non è mai la soluzione giusta. Ho di nuovo musica. Allora, dopo Red Room. Room 217? No way in hell am I ever going into that. Shining, è una citazione. Vero. La nostra stanza qual era? Non l'ho detto. Andiamo a cercare la nostra stanza. Taylor is a slave. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. No. Red Room l'abbiamo già vista. Poster persona scomparsa. Stanza, ma va, fan 13. Stanza di Max. Non c'è niente. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Mazza, che tristezza dell'orsacchiottino senza un occhio, mamma mia. Suo... Home sweet home, my favorite cocoon. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? Chloe. I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Sì. Idiot. Infatti dobbiamo contattarla, Chloe. Accendi, libri d'arte, guarda, guardate quante foto, ragazzi. The Max Caulfield photo. Oh, ci abbiamo un messaggio da mamma. E anche un'altra foto. E questi? Tutte le foto che hai fatto. Sono, sembrano disegni, però. Sono disegni, infatti, questi. Ah no, sono le foto. Vabbè, te li fanno. Hanno scelto di farli con lo stile da disegno. Mamma, un messaggio. Buon compleanno. Ah, Max, il tuo preside mi ha scritto un'email dicendomi che hai raccontato storie su uno studente modello della Blackwell. È vero? Ha detto che è un'accusa grave e che è preoccupato
che tu racconti bugie. Chiamami appena puoi, così ne parliamo. Certo, quella ammazza la gente. Dove sta sta cosa? Su. Looks like Dana left me a little post-it note. Ehi, bello, ho preso in prestito la chiavetta. No, mentre studio. Se ti serve, mi trovi nella mia stanza. Va bene, andiamo a cercare. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Cosa c'è qui? No, non ti stai a mettere a leggere. Lorca de Corsia, my man. No. I don't think I could take my camera to those places. Look at that shot. I love Julia Cameron's Victorian vibe. Talk about analog cameras. Ah, Dolly, what a fantastic eye. He could truly freeze time. Vabbè, possiamo andare? Non volevo mettermi a studiare. Cioè, sono tutte cose che in realtà probabilmente non fanno scorrere il tempo. E se uno vuole fare il completista e studiarsi bene il gioco, lo so, ha senso, ma noi vogliamo vivere. Dai, il coso. Biscotti. Esatto, apriamo il cassetto intanto, vediamo giusto se c'è. It's hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood. Vabbè. Scusate per l'ambulanza, eh? Io volevo prendere i biscotti comunque così. I love that mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. Andiamo and slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Dana. Sì. Welcome to the real drama queens of Blackwell. Juliet, this is so stupid. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. You are ridiculous. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Oh mio Dio. Watson. No, Watson. Non è Watson, è Patson. È Watson. Juliet Patson. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Coffin. Te l'ha detto che era Watson. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Certo, Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Dana farebbe una cosa simile, anche amica tua, quindi come fai? Farebbe una cosa simile. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything. Victoria, ma dai! According to Victoria? She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. I'm not letting her out until she tells the truth. Dana's still a cheerleader at heart. Vabbè, dobbiamo andare a parlare con la bionda, beh. Questa chiavetta sta risultando molto più difficile. Molto più complessa del... Esci. Oppure faccio solo. No! andiamo a parlare con Victoria, va? No need to go there now. No. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. E quindi che dobbiamo fare se non possiamo entrare? Riparla con lei. Leave me alone, Max. Get a clue. No, devi parlare con... Guarda, c'era un'altra uscita, eh. Dove l'hai vista sta altra uscita? Qua no. Non possiamo scrivere un SMS a Zachary? No. A Warren. Cosa? Ah, il Big Greg, ho visto. Stanza di Victoria. Ah! Stiamo entrando nella stanza, capirai, quella ci ammazza. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Big
attore Chase Taylor, ho appena fatto a pezzi Juliet e Dana. Mi è bastato solo dire che a Juliet che ho visto un mess erotico di Dana sul cellulare di Zack. Quella deficiente ci ha creduto. Vedrai che si sta. Vai, stampiamo. Come si stampa? Stampante? Stampante? No, forse dal computer forse Usa, c'è. stampa, Stampami. ok. Questa qua. Dai, dai, sbrigati, sbrigati. Siamo riusciti. It is better convince Juliet that Dana is innocent. Nessuno ci ha visto? No, 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 vai, vai, vai. Juliet, read this. Scema. Of course. Beh, era pure facilmente intuibile. I'm an asshole. I'm sorry, Dina. Che Carina. you are. And I hope so. You really think I mess around with Zach? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Matt. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Quindi è carina l'amica che abbiamo. Mi aspettavo una sfigatella. Ma fa la Almost done. cheerleader. Take the flash drive and then I'll go see Warren. Chiavetta, prendi. Must protect my precious so Max never has to chase it down again. Che cosa? Stavo facendo il verso a Seriously, Gollum. Thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. È irascibile. È irascibile, sì. Poor Juliet gets her rage on. I hope she doesn't kill Victoria. Zachary should worry too. As if I'd let that ego case jockstrap touch me. But I bet Victoria would be all over that action. Or has been. Max, you're smart to be a loner here. Though Warren obviously likes hanging with you. Che vuoi dire? Che vuoi dire? What do you mean? Oh, nothing. When you opened the flash drive, didn't you see the special folder called Max? Yeah, okay. I gotcha. Non l'hai vista! Valla subito a vedere il computer! No, secondo me l'hai vista, ma non ha, cioè, ha fatto finta che non. Cioè, stava ignorando questo file. Oh, scrivi qualcosa, brava. Che ho scritto? Max. Ma. Che meraviglia. Vedi questa cosa di Max? Sì, ma secondo me non. No, c'è la chiavetta. I am so addicted to this site. Look at these vent. Warren makes me laugh. It's nice Max, to feel like I already made a real friend. Grazie Warren, per le mail è la copia per degli la appunti copia di degli appunti Jefferson. di Non smetterò mai di mandarti messaggi di gratitudine. Se ti può interessare una raccolta eclettica di serie TV, film cult, bla bla bla, nella mia chiavetta. Grazie ancora per l'aiuto. Ma ora c'era, in realtà c'era chiavetta qua. Chiavetta. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the party buster folder. Rovina festa. Not that I would open it no matter how tempting. I have my self-respect. No, non c'è, non puoi vedere Max, vedi. Vabbè, dai, andiamo. Tanto Vittoria mo ci riodia però perché gli abbiamo sputtanato. E vabbè. Non ti rea. Pensavo che fossimo amiche. È un E tu rapporto gli dai difficile. Un incazzato in messaggio a faccia. Warren che ci dirà: Oh, non è un problema aspettare qui per sempre. Amo questo parcheggio, posso contare le macchine. Più scrivo Max, più ci metto. Sto arrivando. Ciao. Carino questo Warren. Sì, infatti non capisco perché. perché? Perché fa la timidona. Beh, perché è un po' una sfigatella. Dov'è Warren? Nel parcheggio, devi andare al Funziona la vernice. parcheggio. Chissà chi l'avrà fatto cadere. Ehi! Damn, I better rewind. Lo fa da solo sei tu. Ah, forse la devo avvertire. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Oops. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody.
questa azione avrà delle conseguenze. Dai. Nessun problema. No problem. You have quick reflexes. Years of mad dodging skills. Well, these never change. That's why you're better off. You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Ho ricevuto un messaggio intanto. Aia! Comunque grazie, ma non siamo amiche. Vabbè, ma è normale che ti aspettavi, però già che mi ha voluto... Cioè, comunque sia, c'è stato un momento di gentilezza. Poi se tu sei arida, è un problema tuo. Eccola, è Kit. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. No, fa la foto. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Purella, vedi che... Vogliamo provare a intervenire? Cioè, ora abbiamo una prova di lui che stava bullizzando cosa. Però io vorrei vedere se interveniamo. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Beh, io ti ho detto che dovevi intervenire. No, e no, interveniamo foto... sicuro. Man, I should have stepped in between the kids. Certo, ma ora lo faccio. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Che spettacolo, raga. Io sto gioco mi piace un sacco queste cose, eh. Intervieni! Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Look. Quella se no si ammazza prima un po', io ne so sicuro. Se la puoi salvare da un suicidio. That was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It you're welcome. A lot. Anytime, Kate. Anytime. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Esatto, cioè, se invece ignoravi... Mind my own business? No. Siamo delle brave persone qua, in questa casa. Boom! Andiamo da Warren e poi magari ci salutiamo, che la puntata forse è arrivata a un certo punto. Ah, ecco il drone. Eh sì. Magari glielo fai spiegare da Warren il drone. Lui è un geek, quindi può essere. Un vero geek. Dai, su, hai finito di contare macchine? La fase iniziale scatticchia un po'. Comunque è davvero delizioso questo giochetto, eh? Eccolo lì. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Ancora vostra persona scomparsa, sicuramente quella roba è importante. Però noi dobbiamo pure fare una foto per il coso. Guarda. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Ti stavo per abbracciare. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Dobbiamo farla. Secondo me se non la deridevamo, gli facevamo una foto. Hai visto? Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. That. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Visto. Visto. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Oh, so like. High school boy loves sensitive vampires too. So you're sensitive.
Mm-hmm. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, che meraviglia sta conversazione. This week. But you seem distracted. Ho bisogno di parlare. Sì. Ecco, a lui allora raccontiamo. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Go insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? Aia, problemi in arrivo. One of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal? Now. Answer me, bitch! Gli ho detto la verità, tu che dici? Sì. Anything to say, huh? Tanto torniamo indietro. No, you told him I had a gun. That's why he dragged me into his office. And did what, give you a stern lecture? Nobody lectures me. Everyone tries, though. They try. You should talk to somebody, Nathan. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Stai indietro. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Hey, gli ha dato una capocciata! Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Max? Chloe? That Chloe! You again. Go! Go! I got this! Okay, Max! No! Ora riavvolgiamo per vedere. A me piace questa come andata, ma non puoi lasciare Warren così. È lui che si è lanciato. Invece qua non c'era, non sempre c'è possibilità di tornare indietro. Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never abbiamo salvato la vita alla nostra amica. Thanks, Chloe. After 5 years, we're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Nulla. Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend only took a beat down for you. Warren? Sì. Yeah, I owe him big time. Mm-mm. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? No. No, it felt like a real city for artists. Big and bright. Great for taking pictures. Yeah, must be hard coming back to a hick town like Arcadia again. Not after seeing you. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Solo per Mark Jefferson? Certamente. Forse certamente. No. Of course, it's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. C'ha ragione. Mi dispiace. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. I've been at Blackwell for almost a month without letting me know. E questo è bello. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me. Cazzuta, C'ha ragione, però. Eh sì.
tatuaggio. A real badass. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it in my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Bentornato. Penso che sia proprio il modo giusto di salutare, di finire la puntata. Sì, sì. Tra l'altro sto notando, l'avevo notato anche prima, pensavo fosse una cosa apposta. Aspetta. C'è lì. Eh no, mi posso scappare. Quindi questo è quello che succederà dalla prossima puntata. Come on in, don't be shy. Non essere di me. Nice. Home, shit, home. Home, shit, home. Oh, che carino! Zin. No. Sì, c'è un poster con due zin. Guarda che panchettone. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill out zone. My step here, make sure that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Allora, ok, mi sembra un buon momento per salutarci. Sì, sì. Se vedete il bordo nero, non prendetevela con me. È proprio il gioco che ha questa impostazione. Non so bene perché. Potrei in realtà il vostro almeno cambiarlo. Ma c'ha il suo fascino questo bordo nero. Come la fotografia che c'è il bordo. Esatto. Detto questo, che dire? È puntata sicuramente più interessante della prima. Anche se la prima c'è stata la rivoluzione, cioè c'è stato pure il colpo di scena del potere suo, che sì, in un contesto del tutto banale e normale, banale non in senso negativo, e ha spiazzato. Qui invece cominciamo a approfondire un po' gli eventi, la ciccia e le dinamiche interne tra i vari ragazzi. Chissà che cosa sarebbe successo se gli avessimo risposto a Nathan diversamente, ma noi abbiamo giocato sì, magari buoni con se potete giocare a questo gioco. Esatto, magari chi vincerà il gioco vedrà, ci farà sapere come andrà. Sì, esatto, sì, esatto. Ci si saluta, ci si rivede la prossima volta. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. E vi ricordo sempre i social, soprattutto Facebook, in cui possiamo scambiarci informazioni, chiacchiere, consigli e quello che vogliamo. Ciao ragazzi! Ciao! Allora, proprio quando pensavo che Victoria Chase sarebbe stato il peggiore dei miei problemi sociali, ecco che me la devo vedere con Nathan Prescott. Immagino sia stato lui ad aver innescato il mio potere, sparando a quella ragazza nei bagni. A 19 anni è già uno stronzo spaventoso. Il potere di manipolare il tempo mi dà un vantaggio su Nathan, ma se mi sparasse potrei non essere in grado di riavvolgere nulla. Devo essere cauta con lui, considerato che ha amici ai piani alti e il nome della sua famiglia è marchiato praticamente su ogni edificio della Blackwell. I soldi contro i suoi soldi contro i miei. Da un lato mi dispiace per Nathan, non sembra in grado di controllarsi come se fosse strafatto o ultrasedato. Dall'altro è uno stronzo a cui tutto viene concesso. Ha quasi ucciso, o ha effettivamente ucciso, una ragazza al campus. Forse dovrei andare alla polizia? E cosa direi del mio potere? Come se dicessi qualcosa poi. D'ora in poi dovrò guardarmi alle spalle. Ah, gli anni del liceo. No. C'hai ragione. No, c'era anche un'altra. Altri due. Wow, questo addetto alla sicurezza è il più grande stronzo in circolazione. E questo la dice lunga. Tratta tutti come se avessero commesso un reato o lo stessero per commettere. Oggi mi ha attorchiato all'ingresso e pensavo stesse per arrestarmi. Non so molto su di lui, ma ho sentito che è stato cacciato dall'esercito o qualcosa di simile. Ovviamente si è ritrovato il responsabile della sicurezza all'Accademia Blackwell. Dovremmo sentirci, non so, al sicuro nel campus? Sto tizio va in giro a fare lo spaccone con pistola e distintivo, come se cercasse una scusa per usare il taser su qualcuno. Sarebbe un ottimo soggetto per un ritratto sull'autorità. Chi sposerebbe un tipo così? Mi spiace per la famiglia.
casa sua deve sembrare una caserma, da brividi, un'altra persona da evitare alla Blackwell, collezionale tutte. No, eccolo. Non riesco a capire il punto di vista del presidente Wells. Del preside Wells, sì. Per quello avevo innalzato a livello di potere sociale. Per qualche motivo mi sembra di essergli costantemente sospetta. Chi l'avrebbe mai detto che sarei stato un problema? Voleva sapere perché stavo vagando nei corridoi. Ho iniziato a balbettare come un idiota. Ha un tale potere sulla mia borsa di studio al punto che divento ipernervosa vicino a lui. L'ho visto ridere con gli insegnanti e altri studenti, quindi so che ha un problema con me. Pare che anche un po' stressato, lo sarei anch'io se dovessi sovrintendere la Blackwell a tutti i suoi, e tutti i suoi drammi. Mi pare di aver sentito dell'alcol nel suo alito, ma potrebbe essere stata la sua colonia, no? Ricordo il nostro primo incontro nel suo ufficio, era così gentile e mi ha fatto sentire proprio parte di un mondo speciale. Ha detto che sperava diventassi una grande fotografa, restituendo un giorno il favore alla Blackwell. Suonava un po' come un'illusione, ma mi ha fatto sentire bene. Devo solo tenere un basso profilo finché non otterrò la sua fiducia. Attimo. Va bene, abbiamo fatto come, bene come abbiamo fatto, dai. 7 ottobre. Questa sarà la cosa più strana che io abbia scritto su questo diario. Non so nemmeno da che parte cominciare. Tutto è iniziato con il sogno più vivido della mia vita. Ero persa in una tempesta al faro. Arrivata al ciglio della scogliera, ho visto un gigantesco tornado diretto a Arcadia Bay. Era così reale che potevo sentire la pioggia colpirmi il viso. Me la stavo facendo sotto dalla paura. Improvvisamente una barca ha colpito il faro. Credevo di star per morire. Ma mi sono svegliata alle lezioni del prof Jefferson e non stavo nemmeno dormendo. Sono quasi caduta dalla sedia. Jefferson mi ha fatto una domanda, ma non ho saputo rispondere. Ovviamente Victoria si è affondata su di me, facendomi fare la figura dell'idiota. Non ho avuto nemmeno il fegato di consegnare la foto per il concorso Eroi di tutti i giorni. Mentre Victoria leccava i piedi a Jefferson. Lui è un mito, è chiaro che vuole che io mi affermi. Mi sentivo uno schifo, volevo solo andare in bagno per rinfrescarmi e stare un po' da sola dopo quell'incubo. Lì ho visto una bellissima farfalla blu. Non potevo lasciarmi scappare uno scatto simile. Un attimo dopo aver fatto la foto, Nathan Prescott è entrato, infuriato. Parlava da solo, mi sono nascosta in un angolo e ho visto entrare una ragazza punk. Hanno iniziato a litigare per droga e soldi. Poi Nathan ha tirato fuori una pistola e le ha sparato. È qui che le cose si fanno strane. Quando Nathan ha sparato, sono uscita dal mio nascondiglio e per qualche assurda ragione ho allungato la mano, come se potessi fermare il proiettile. Improvvisamente ho sentito il mondo distorcersi attorno a me e una forte pressione sulla testa. Sembrava che tutto si stesse riavvolgendo e mi sono trovata di nuovo al mio banco. Pensavo che qualcuno mi avesse drogata finché non mi sono calmata. La lezione si è ripetuta esattamente come prima. Ricomincio da capo. Non so come, ma sono riuscita a riavvolgere il tempo. Sapevo che l'unico modo per scoprire che stavo impazzando era tornare ai bagni e cercare di salvare quella ragazza. Non sapevo come, ma non potevo lasciarla morire. Non avrei potuto vivere con quel pensiero. Questa volta, conoscendo la risposta alla sua domanda, sono riuscita a sfuggire a Jefferson e a precipitarmi ai bagni. Mi sono nascosta di nuovo nell'angolo. Non potevo credere ai miei occhi quando è apparso Nathan, dando di nuovo di matto. Poi la ragazza è entrata nei bagni e prima che Nathan potesse spararle, ho attivato l'allarme antincendio, facendoli scappare entrambi. Vittoria. Poi il capo della sicurezza, David Madsen mi ha messa sotto torchio. Credi di essere un Chuck Norris a Blackwell Ranger? Nathan Prescott quasi uccide una ragazza nei bagni, ma no, sono io il problema. Ero così felice quando il presidente Wells l'ha scacciato. Poi stupidamente ho detto al preside Wells di aver visto Nathan con una pistola, ma per ovvie ragioni non ho accennato alla ragazza e al mio nuovo potere. Non voleva credermi e mi ha quasi fatta sentire in colpa per avergli detto il fottuto gioiello della Blackwell porta un'arma da fuoco a scuola. Non potevo dirgli che ha ucciso una ragazza in una cronologia precedente.
In breve, la mia giornata è iniziata con un sogno apocalittico ed è finita salvando la vita, una vita. E scoprendo di avere un potere, di avere il potere di riavvolgere il tempo. Meglio di così. Ora è tutto così surreale, non c'è nessuno con cui possa parlarne. Beh, ci sarebbe una persona, ma non la vedo da 5 anni. Potrei confidarmi con Warren. Warren è intelligente e ne sa di scienza. Magari potrebbe perfino trovare una spiegazione, anche se non so quale potrebbe essere. Per ora farei meglio a concentrarmi sulle lezioni. Warren mi ha chiesto di restituire la chiavetta, anche se non ho avuto la possibilità di guardare tutti i film e le serie TV che ci ha messo dentro. Ho guardato qualche episodio di Doctor Who e X-Files. Ho divorato Full Metal Alchemist. Tutti questi riferimenti. E poi Faster Pussycat. Non so. Kill Kill. Ammazzo in tosto in bianco e nero. Tetsuo, un trip e dovrebbe essere, visto che è un personaggio cyberpunk scusate, dalle illustrazioni sorprendenti Scott Pilgrim versus the world, l'abbiamo visto il primo per circa la mignolesima volta. Oddio. Tra parentesi, al campus ho visto dei volantini: persona scomparsa per una certa Rachel Amber, una studentessa scomparsa della Blackwell. È triste vedere il suo sorriso e pensare alle cose terribili che possono succedere. Se potessi tornare indietro di 6 mesi, lo farei. Dovevo tornare al dormitorio per prendere la chiavetta di Warren, ma Victoria e le altre stronze del Vortex non volevano farmi passare. Mi ha persino fatto una foto. Mi è sembrata di essere in un film per adolescenti. Mi ha addirittura detto: sai dove puoi metterti i tuoi selfie. Non so davvero perché si comporti così. Ha già tutto quello che desidera, no? E mi ha costretto a usare il mio potere finché non ho trovato un modo per togliermela dai piedi. Mi ero ripromessa di non usarlo per cose irrilevanti, soprattutto se si tratta di un dono dell'universo, ma almeno ho potuto metterlo alla prova. Ovviamente, se questa continua a fare stronza, l'occasione di essere positivi l'abbiamo già usata, eh. Mi sono sentita uno schifo quando ho visto Victoria seduta da sola e ricoperta di vernice. Non sembrava la reginetta stronza della Blackwell, solo una ragazza sola e confusa quanto me. Vedi perché è il mio moto di empatia. Oh, quanto sei dolce. Dovevo assicurarmi che stesse bene. È stata gentile e mi ha chiesto scusa. Ha perfino cancellato la foto che mi aveva fatto. Forse c'è ancora speranza per il futuro.